Questo è di Brian. Oh, padre Brian. Gil, certo. Gil, sì. George si è dichiarato in un allevamento di farfalle a St. Thomas. L'anello era all'interno di un bozzolo. Fa un po' Silenzio degli innocenti per i miei gusti, ma... Beh, è un entomologo. Io l'ho trovato molto originale. E per finire, Bob si è dichiarato alla fine del settimo inning di una partita degli Orioles. Aspetta, non dirmelo. È apparso sul tabellone "Sposami, Maggie". È stato uno dei momenti più belli di tutta la mia vita. Lo sapevo, gravemente sospetto. Che cosa vorresti dire? È stato incredibilmente romantico. Senti, forse sarò io, ma... Insomma, una cosa troppo costruita, troppo infiorettata per sembrare vera. Cioè, io credo che il massimo che uno possa dire in tutta onestà è... Senti, garantisco che ci saranno tempi duri, garantisco... che a un certo punto uno di noi due, o tutte e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me. Mi piace. Ma starebbe meglio su un tabellone. Allora, è questo che hai detto quando hai chiesto a tua moglie di sposarti? Beh, non essere così sorpreso che sei divorziato ti si legge in faccia. Sono uno dei tanti. Allora, è questo che le hai detto? No, credo di aver detto qualcosa di molto eloquente, tipo... Allora, forse io e te dovremmo... Insomma, che ne pensi, eh? Beh, è romantico. E con una dichiarazione così non avete trovato la felicità eterna? Che cos'è andato storto? Non lo so. Non lo sai? No. Forse dovresti chiederlo a lei, ci hai mai pensato?